siamo arrivati al mare, tornato Giosa, il mare è ottimo, devo dire. Sono in una zona, diciamo, abbastanza conosciuta per la costa calabrese, nei pressi di Capo Vaticano. Ci sono le condizioni ideali per poter pescare in pochissima acqua. L'obiettivo è prendere un po' di pesce bianco, qualche sarco, qualche cefalo, che di solito in queste condizioni si trovano abbastanza facilmente. Quindi non sarà una pescata particolarmente impegnativa, sicuramente prevedo invece una battuta molto divertente. Il genere di pesca, oltre a garantire dei carnieri generalmente validi di pesce bianco, è abbastanza divertente, rilassante e può sempre regalare qualche bella sorpresa, perché qualche spigola da queste parti non è una cosa così frequente. Più che altro volevo fare questo video per dimostrare come sia facile fare dei bei carnieri senza bisogno andare a pescare nell'abisso, divertendosi e nel contempo pescando in piena serenità e senza rischiare più di tanto. Vediamo quello che ci regalerà oggi il mare. Faccio vedere com'è il mare. E qui l'acqua sembra abbastanza torbida. L'attrezzatura che adopererò sono due cinture dei piombi, in quanto uso una giacca da 5 e un pantalone da 3, pescherò molto basso, non più di 3-4 metri d'acqua, la plancetta con due fucili, un 80 con doppio elastico da 14 e asta da 6 e un 75 con l'asta da 6,50 e la fiocina. Prevedo di pescare per lo più sarghi e cefali, quindi in pochissima acqua, alternando un po' di aspetto e un po' di tana. E niente, vediamo un attimino cosa ci regalerà questa giornata.
giornata è arrivata alla fine. È stata una giornata abbastanza divertente, tutto sommato. L'unico inconveniente è che si è alzato un po' questo maretto verso fine Pescata e mi ha un po' dato fastidio per uscire, perché chiaramente, come si può vedere qua, è abbastanza complicato. Comunque, diciamo che tutto sommato la giornata non è andata poi malissimo. C'è una cerniotta che è stata proprio alla fine della pescata, mi è arrivata, diciamo, sono riuscito a catturare. E niente, questo è tutto. Però come si è potuto notare, praticamente anche pescando in pochissima acqua, in realtà